altri ragazzi se non c'è questo qua hanno un video nuovissimo con un format totalmente diverso in stile Breaking Italy, che mi piacciono molto i video di Shay, soprattutto anche come parla, e già dal titolo avete già capito tutto cosa tratteremo in questo video. Comunque adesso mi sono proprio messo davanti alla luce del sole e tipo mi vedete quasi bianco, in realtà no, sono nerissimo se abbasso le tapparelle e tutto. Cosa è successo in pratica? Penso che tutti voi sappiate ovviamente chi siano Damiano Erfaina e Sebastian Gazzarini, due Facebook star. Già che sono Facebook star, se no non meriterebbero di esistere, ma comunque fa niente, sono due ragazze che fanno video su Facebook, totalmente due format diversi, cioè Damiano Erfaina che fa il classico romanaccio che si lamenta di tutto, mentre Sebastian Gazzarini fa il ragazzo tipo, tra virgolette, The Show, che va in giro a cantare sulla gente, fiorentino, e si sente comunque dall'accento. Due ragazze totalmente simpatici, che sono due, uno l'opposto dell'altro. E un giorno, così da nulla, si vede Damiano Erfaina che ha fatto un video su Facebook, che loro fanno video praticamente solo su Facebook e li ricaricano poi su YouTube, se hanno un canale YouTube. Allora, questo Damiano Erfaina ha fatto sto video contro Sebastian Gazzarini totalmente a caso, dove tipo lo insulta, dice con coglione, e spiega tutte le varie motivazioni. Comunque in descrizione lascerò tutti i link per andare a vedere i loro video su Facebook. Ovviamente però non posso mettervi i loro video nel video direttamente, provo a mettere i pezzettini del video, perché uno durerebbe troppo e due sono soggetti a copyright quei video, quindi non è di competenza mia metterli. E dopo che questo video è uscito, si è preso un sacco di successo, perché comunque ha fatto proprio il video Erciancica Gagnocchi, mi sembra si chiama, ha fatto un sacco di scalpore, Sebastian Gazzarini l'ha notato, l'ha commentato, e due giorni dopo Sebastian Gazzarini ha fatto il suo video risposta. Nel video risposta ha fatto lui, diciamo, proprio una specie di parodia, si è messo proprio in posizione Damiano Erfaina, l'ha sfottuto, ha detto di farti i cazzi suoi, eccetera. Damiano Erfaina ha visto quel video e il giorno dopo ha postato un video dove si vede lui che corre, che col format di Sebastian Gazzarini, quello di cantare sulla gente, corre e va di fianco a Sebastian Gazzarini e inizia a cantargli una canzone, come per dirti adesso di meno, una specie di canzone del genere romana, che comunque vedete benissimo in descrizione, e sono arrivati qua proprio faccia a faccia, sono trovati da un giorno all'altro. E fino a qui tutto ok, una storia normalissima, cioè può succedere ovviamente, poi avranno parlato, avranno chiarito, però è successo un casino. Su Real Power il ragazzo del trio con Vegas e Stepney ha caricato un video che era l'after movie di Jesolo del 2015, di quest'anno, di una specie di vacanza che hanno fatto tutti gli youtuber ad Acqualandia, e diciamo in uno spezzettone del video si vede lui che gioca a ping pong con un altro suo amico, di fianco Ciccio Gamer e tanti altri youtuber, ma di fianco si vedono Sebastian Gazzarini e Erfaina con un'altra persona che stavano parlando, chiacchierando lì tranquillamente. E questo video non lo troverete in descrizione. Perché? Perché questo video è stato rimosso. Tutti quanti se ne sono accorti dell'Erfaina, di Sebastian Gazzarini. Infatti hanno fatto un sacco di screen, che comunque l'avete visto come immagini di copertina di questo video. E non si sa perché, non si sa come, ma si presuppone che Sebastian Gazzarini o comunque Erfaina abbiano scritto a Surreal Power di togliere il video, perché si vedono questi due. Tutti sono andati, cioè veramente è successo un casino nella community, perché tutti a dire che schifo, questi falliti di merda, è stato tutto un complotto, triangoli illuminati con Form l'hanno fatto apposta per prendersi ognuno un paio di iscritti, che o iscritti, seguaci che non avevano. Dopo tutto questo casino che è successo, che tutti lo insultavano l'altro, adesso è manca, fate schifo, siete dei venduti, che schifo YouTube Italia, Erfaina, minchia a dirlo, mi sento un romanaccio, ma che brutto, vabbè. Damiano ha fatto questo video dove dice tutti maghi, siete tutti coglioni, non potete capire se io veramente l'ho fatto, io l'ho organizzata sta cosa, o comunque se lì dopo aver fatto il video stavamo chiarendo e parlando per i cazzi nostri, perché non è che dopo il video ciao Gazzarini, no, ci sono stato lì a parlare. E quindi cioè praticamente tutto il web è stato sconvolto da questa cosa. Io sono dell'opinione che adesso non è che Erfaina ci abbia ragione, ma sinceramente cioè non trovo un motivo perché tutto questo era un complotto, ma semplicemente vedo che penso che sia, ovviamente, come ha detto Faina nell'ultimo video che ha caricato, che comunque tutti i link in descrizione li troverete benissimo per andare a vedere, abbia, diciamo, parlato con Gazzarini dopo aver fatto il video, abbiano chiarito. Lui dice, addirittura nel video dice, sì, in faccia io ho detto che è un coglione, perché davanti a Di Prego una ragazza in bagno minorenne non può, non tiragliene schiaffo. Cioè, tipo così, secondo me ha anche ragione, avranno anche parlato e chiarito. Comunque, ragazzi, questo video spero vi sia piaciuto, un video, diciamo, alla Breaking Italy, come ho detto all'inizio del video. Spero vi sia piaciuto, lasciate un bel like, un bel commento, ditemi la vostra opinione su questa situazione nei commenti, se magari volete altri video del genere, dove mi vedete in piedi. Sono stremato, che dopo un'ora di registrazione e tutto, sono stremato. Da giù è tutto, ragazzi, ricordatevi il like, del commento, e se vi va di passare da tutti i video che ho lasciato in descrizione per andare a vedere tutto quello che ho argomentato in questo video. Se volete altri video così, ditemelo. Da giù è tutto. Bella.